Benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in Valle d'Aosta. Più precisamente mi trovo a Bard, dove è situato l'omonimo forte e dove è stata girata la scena di Avengers Age of Ultron. Per salire al forte, però poi attorno c'è tutto il paesino che è molto bello da girare a piedi. Diciamo che il film Age of Ultron ha dato una bella spinta alla conoscenza di questo posto. Due tipi di biglietto, uno a 12 euro con l'ingresso al forte, le prigioni e una mostra scelta, oppure a 24 euro con tutte le mostre incluse. Adesso un'oretta di strada direzione Monte Bianco. Quella è Courmayeur. La salita per il lato italiano costa 52 euro e dovete prenotare dal sito almeno la salita. Quel biglietto lo potete fare direttamente qui alla cassa. Da qui partono le ovovie per andare a Chamonix, al lato francese del Monte Bianco. Questo è il Monte Bianco. Grazie. Thank you.
dentro ad un ghiacciaio. Per raggiungere Chamonix, la parte francese, dovete fare un secondo biglietto da 32 euro e facendo quello non avete più il limite orario di un'ora e mezza in cui stare sullo Skyway. Basterà al ritorno mostrare il biglietto e non avete problemi per l'orario del ritorno. C'è un pannello che dice tempo di attesa 60 minuti e sono le 3 e un quarto e alle 4 e un quarto c'è l'ultima ovovia che fa il ritorno dalla parte dello Skyway e quindi ipoteticamente non riuscirei neanche a salire su. Adesso vediamo se l'orario è indicativo o se è veramente così. Passi. Scrittura della fotocamera. Ok, scrivi pure. Divertiti. Alla fine sono riuscito a far tutto a pelo, perché gli ovetti che portano dal lato italiano al lato francese comunque sono abbastanza lenti, circa 20 minuti andare e 20 minuti a tornare. Inoltre è abbastanza affollato il posto e tanti si fermano per fare le foto, quindi i tempi di percorrenza sono lunghi. Tenete conto che poi l'ultima discesa con lo Skyway Montebianco per tornare a Courmayeur è alle 17.30 ed è abbastanza lunga. Quindi dovete alle 16.15 essere, diciamo, già dal lato francese a prendere gli ovetti.